Aspettiamo un minuto che entra dentro qualcuno. Per me è praticamente una cosa nuova, diciamo. Ciao, Nomades MG Fruttilar. Stiamo riprovando a entrare un attimino con le live, visto che siamo rimasti un sacco indietro con i social. Volevo farla perché avevamo raggiunto i 1000 follower per, diciamo, una live veloce per i 1000 follower. Ciao Frappie96, come stavo dicendo, per aver raggiunto i 1000 follower qua su questo profilo Instagram. Ho detto, ma sì, dai, faccio una live di 10 minuti tanto per fare due parole. Ciao Vincio. Ma sì, era tanto per fare una live alla veloce, tanto per passare 10 minuti, che poi comunque sia, poi ho anche da fare. Ho detto, ma sì, dai, ho un attimino di tempo, perché no? Se era anche a lei, motociclista misterioso. È un po' che non ci si sente, effettivamente, dai. Come la vanno le cose? Mario? Quale onore. Ho fatto questa live tanto per fare i 1000, per, diciamo, festeggiare i 1000 follower su Instagram. Avevo anche 10 minuti di tempo, poi ho da fare. Mi sono detto, ma sì, dai, proviamo. Anche io ho comprato la Lightroom nuova, la luce con la tonda LED, insomma. E ho detto, ma sì, dai, proviamo a fare qualcosa. 10 minuti tanto per riprendere un po' gli ingranaggi. Non ho proprio un tema principale, ho detto, ma sì, 10 minuti, come va, insomma, tutto di getto. Nulla, mi sono anche pettinato per l'occasione, quindi figuriamoci. Nulla, cosa si può raccontare? Ah, Vincio moto, se ho preso oppure si vuole parlare di moto per un po'. Io non ho ancora preso moto, problemi abbastanza particolari sia economici che in generale, un po' più diversi da, non si dice un po' più, un po' diversi dall'ultima volta che ci sentivamo, però ci sono state delle criticità, mettiamola così, che però non mi hanno lasciato proprio a piedi, insomma, qualche test l'ho fatto, qualche sfizio me lo sono tolto. Teoricamente devo prendere un po' di coraggio, un po' di sprint e avrei anche da fare altri test, quindi con altre moto in generale, forse anche un MT-09, vediamo un attimino. E nulla, vediamo un po', stiamo ritornando a rincranare un po', dopo dei periodi un po' non troppo bellissimi, ce ne stiamo cavando fuori, dai, tieni duro e non mollare mai, Vincio. Grazie. Sei sempre propositivo, mi fa molto piacere. Ciao Blood, Mario, bella, bella anche a te. Ho quasi l'emozione. Bella l'MT, mi vorrebbero far provare un MT-09 prima serie senza ABS e con centralina mappata. Quindi un pochettino, vediamo un po'. Ciao Staberto, Lini, ora. Saluto anche a te. È solo una live alla veloce questa, tanto per riprendere un po' il ritmo. Avviso anche gli ultimi arrivati, che comunque c'è tanta gente che sta entrando. Per i miei standard sono tanta gente, dai. Allora, Vincio 14, MT provata, bel mezzo, scarse le sospensioni, ma buona moto. E a me va di fortuna, perché l'MT che dovrei provare avrebbe un kit di modifica mi sfugge, non voglio dire una sciocchezza, ma mi sembra Mazzucchelli, un nome del genere. E con i particolari io ci sono proprio a zero. Cioè, ok, mi piacciono le moto, ma oltre un certo range mi trovo un po' come su un'isola deserta. Però ha modificate di sospensioni quella moto lì. Quindi in teoria, se cado è per la potenza. Marzocchi, ecco, sì, Mazzucchelli. Forse Marzocchi, sì. Sono modificate Marzocchi. A leggerlo mi viene in mente, sì, Marzocchi, hai ragione, Vincio.
nulla, poi per il resto vediamo. Sono ancora in ballo con il discorso Royal, che comunque sia, cioè, i ragazzi del salone di Cremona comunque sia mi cercano sempre. Adesso un po' meno perché naturalmente, non andando spesso io, giustamente si guardano bene da starmi a chiamare, insomma, giustamente perché comunque se mi faccio vedere poco io, naturalmente sono io che devo chiamare loro, io ho bisogno di loro in fondo. E adesso vediamo in uno di questi giorni di andare a farci un'altra visita, magari riusciamo a provare la guerrilla, vediamo un attimino un po' le cose come vanno. E per altre cose nulla. Per il resto ancora abbastanza regolare. Mario, Two Wheels Adventure, prendila la moto, ti si aprirà un mondo stupendo. La prendo appena c'ho l'economia. L'economia in questo periodo sono un pochettino volatili, mettiamola così, un po' uccelli senza zucchero, mettiamola così. Di sto periodo qua però mi fa un po' fifa prendere la moto, perché comunque è in terra bagnato, foglie, inizia a far buio subito, tra un po' c'è il cambio dell'ora. Col buio un attimino, già la gente che guida non capisce una mazza, figuriamoci col buio. Vincio 14, se hai una moto tua hai molte più occasioni, beh naturalmente sì, molte più occasioni sia per fare esperienze, sia per tutto. Social in secondo piano, ma non per cattiveria, ma perché comunque sia è un in più. La moto è un'altra cosa, lo capisco molto bene. Molte occasioni sicuramente, poi avrai un'indipendenza diversa. Si deve valutare un po' tutto. Adesso vediamo un attimino se quest'inverno riusciamo a mettere qualcosina da parte, anche per dire un minimo, vediamo un attimo. Stavo valutando, ieri ho visto una live su TikTok di un salonista, non vicino a me, ma però comunque sia il senso è quello, e parlava molto di cross. L'idea di prendere un cross non costosissimo e andare a fare un po' lo stupidotto, non posso usare troppi vocaboli brutti, per campi non andrebbe male, almeno inizierei anche a farmi un po' le ossa e a filmare qualcosa. Naturalmente me le romperei anche perché io non sono capace a far cross. Ciao Jigler, ciao Fede, grazie per essere passato. Allora, Vince, tranquillo, con la pioggia Cremona lo scorso anno 1,51. Figa, ma te sei un pilota, cioè. Allora, Gigre, prendilo, prendi il cross. Devo iniziare a mettere da parte due soldi, perché adesso sono un po', come dicevo prima, un po' uccelli senza zucchero come economie. Ma vediamo un attimino il da farsi, vediamo un po' il da farsi e vediamo quest'inverno come le formichine, di mettere da parte qualcosa e anche a prendere uno scassone veramente, magari veramente un vecchio cross, tanto per andare a farmi male in campagna o a farmi sparare, perché qua comunque sì, i contadini non sono benevoli sotto certi punti di vista. In fondo, insomma, vabbè, gli si entra nei propri campi, è anche comprensibile. Vincio 14, il cross è una figata pazzesca. Ma quando ero ragazzino ero più testa di mazzo, non posso usare parole troppo brutte, se no a Mark Zuckerberg gli dà fastidio. Da ragazzino ero più testa di mazzo e ero sempre con qualcosa in mano, non quel senso, qualche mezzo in mano. Come cross mi facevo prestare un sacco, sempre tipo un Suzuki 125, e ogni tanto usavo qualche Yamaha 50-125, il 50 targato. Ero mezzo in ballo con dei Kajiva, però vabbè, quelli non l'ho mai provati, ma da ragazzino ero tarato in testa. Poi vabbè, crescendo sono diventato stupido e ho mollato un po' lì. Ma adesso devo riprendere un po' il ritmo perché comunque sia. È un periodo che comunque sto avendo tante belle cosine da fare, cosine da riscoprire un attimino, ma non mi dilungo troppo perché questa qui è una live comunque per festeggiare, diciamo, i 1000 follower qua su Instagram e non vorrei tediare troppo.
Vediamo un attimino quest'inverno di mettere da parte qualcosa anche per dire arrivare anche un millino e magari negli ultimi mesi, prima che arriva la bella stagione, vedere di rimetterlo a posto. Vediamo un attimo, più che altro puntavo sul cross, ma non perché mi piaceva il cross o l'idea del cross, ma per via del discorso che comunque non ci sono anche spese di pratiche, di documenti, di passaggi, quindi che sarebbe un risparmio e nel frattempo porterei del materiale anche qui sui social, oltre che a fare un'esperienza mia. E poi avrei anche degli amici con dei cross e degli enduro, quindi sarebbe anche esperienza di gruppo, quindi mi aprirebbe anche un altro tipo di mondo. Sai già come spendere la quattordicesima, averla magari. Ma però dai, adesso vediamo un attimino un po' di positività nel senso bello, non nel senso brutto della situazione, visto che comunque dal 2020 parlare di positivi si è già ci si distanzia chilometri e chilometri di positività nel senso bello, intendo. Vediamo un attimino di essere propositivi, di mettere da parte qualcosa e di vedere un po' le cose con un occhio diverso. Tra l'altro il cross lo vedevo più come un ripiego, ma piuttosto che a piedi. Qua a Cremona si dice, detto in dialetto, da me poi, piuttosto che niente, meglio piuttosto, meglio non dirlo in dialetto che vabbè. Petrole, ciao, figa, uno tra i VIP dei VIP, veramente, anzi grazie per avermi nominato nella live dell'altra volta, scusami se non ti ho scritto subito. Vincio si scherza, mattoncino alla volta ci arrivi. Speriamo bene, speriamo bene. Ciao Deb, grazie per essere passata a dare un'occhiata. Per gli ultimi arrivati stavo solo, diciamo, facendo una prova così di live, perché comunque anche per cogliere l'occasione per festeggiare per i 1000 follower. E intanto si stava facendo due chiacchiere sul rimettermi in sella, insomma, e stavo raccontando un pochettino di come ero testa di mazzo io quando ero ragazzino. Sì, mi devo censurare perché a Mark Zucchina non gli sta bene quando si dicono le parolacce, quindi niente, adesso sono diventato stupido perché sono diventato grande, ma devo ritornare testa di mazzo perché voglio ritornare testa di mazzo e quindi mi serve un mezzo per ritornare testa di mazzo. E nulla, cos'altro? Niente, era proprio una live improvvisata per vedere chi c'è e chi non c'è, meglio per loro, insomma, non si perdono nulla, diciamo così. Vediamo di essere un po' più propositivi, siamo già quattro persone, quattro più di quelle che immaginavo che ci fossero, considerando l'orario e il giorno, insomma. Essendo un martedì pomeriggio, pensavo che non ci fosse nessuno, siamo già. E infatti siamo calati a tre persone, ma sono sempre tre più di quelle che immaginavo. Nulla, comunque era solo una roba veloce. Se voi avete qualcosa da mettere sul piatto, facciamo due chiacchiere, se no vabbè. Io sono già contento così, o per fare due parole così, anche con persone che comunque ci sono amicizie lontane, mi fa piacere, anche se non ci si sente molto spesso. E sono uscito un attimino di più dal guscio, come mi è stato anche consigliato, quindi va anche bene così. Vincio, allora, c'è poco da fare, un motociclista rimane tale fino alla fine. Allora, se parli di me motociclista, è una piccola bestemmietta, perché comunque sì, vabbè, la moto mi piace, però insomma, non sono proprio che muoio se non vado in moto, però mi fa piacere, insomma, mi fa piacere assolutamente. Petrole, trova una moto e vieni a fare da Roica qui in Toscana. A lei da 0 a 100 in un lampo proprio. E sono molto allettanti queste proposte. Mi ci vuole tempo, mi ci vuole tempo, tante, tante cose. Sto facendo un po' di pratiche per alcune cose personali e vediamo un attimino di uscire dal guscio. Vediamo un attimino, grazie comunque della proposta. Vediamo un attimino magari per l'anno prossimo. Non sarà una cosa semplice. In generale sia prendere la moto sia uscire dal guscio, ma vediamo un attimino. Mario, allora, un sogno l'eroica. Beh, dai, te hai fatto comunque un paio di giri nel continente, essendo comunque in Sicilia, quindi magari
come arriva primavera o cose così, magari puoi metterti d'accordo anche insieme con Petrolhead. Lui organizza un sacco di eventi anche per l'eroica, magari. Può essere tutto, può essere nulla. Ci si diverte, magari si riesce a partecipare che vengo anch'io. Adesso vediamo, devo solo organizzare un po' le cose, perché comunque mancano un sacco di mesi alla primavera prossima. Però ci vuole un così che arriva giugno. Quindi bisogna un attimino organizzare. Vincio, ho tutto o niente, full gas. Quindi bisogna... Te e Petrole andate strada d'accordo, secondo me. Avete questa cosa qui del se si deve fare, si fa bene o non si fa. Allora, Mario e i miei zii sono toscani. Vabbè, perfetto. Organizzi la cosa anche per dire, non so, più o meno anche metterti d'accordo con Petrolhead o Vincio, magari, visto che comunque anche lui gli piacciono queste cose un attimino. Però Vincio è più da pista che da strade bianche, ma però, mai dire mai nella vita, bisogna provare tutto. Quasi tutto. Vabbè, perché devo andare a parare sui doppi sensi ogni volta? Non lo so. Ma ok, zii toscani, magari anche a metterti d'accordo con gli zii toscani, vi mettete d'accordo tra di voi, vieni su anche a stare a dormire dagli zii toscani se sei vicino all'eroica, è un bel colpo di genio. Allora, approfitto per salutare Mario. Ciao, vi conoscete? Ottimo, ottimo. Benissimo, c'è già un discorso di conoscenza e mi fa un gran piacere che comunque sia anche tra di voi ci sia questa cosa. Niente, stiamo mantenendo le tre persone, siamo arrivati a un picco di quattro e la cosa mi eccita quasi come... E la mia coniglietta quando gli apro la porta e usciamo nel giardino, quindi non la roba di non beccarla più per i primi 10 minuti quando esco. Sembra quasi un cane, per farvi capire non mi scappa, quindi la libero tranquillamente, non c'entra con le moto, ritorniamo sulle moto. Nulla, siamo ritornati a quattro. Sempre più di quelli che immaginavo, quindi insomma sono anche già contento così. E niente, se avete altre robe in ballo, l'eroica comunque mi stuzzica un botto, perché comunque ho visto vari video e se non sbaglio anche i tuoi, Dave, Petrolhead si intende, anche i tuoi sull'eroica, quindi... Perché anche Dave comunque registra video sia per i suoi Instagram che ha anche un canale YouTube. Che sta cercando di far crescere, spero che comunque sia gli dia grandi soddisfazioni perché comunque dopo tutto per il lavoro che fa personalmente in privato, diciamo, con la tecnologia se ne intende, merita il raggiungimento di certi numeri un po' più alti che quelli che ha già. Vincio, sì, abbiamo parlato anche dei vari stage su Maserati. Oh signore. Qua la cosa si fa frizzante perché con le macchine io mi ingrifo come se avessi visto una figa. Allora, Petro, allora, l'eroica è il modo migliore di iniziare, livello base. Oh, oddio, l'ho sempre visto come una cosa un po' impegnativa, visto che magari è un po' lunga. Senza guardrail, poi, se non mi ricordo male in alcuni video, senza guardrail un pochettino... Mario se la ride, non so se per il livello base di Dave oppure per il Maserati di Vincio, non ho per nulla, nel senso di temerario o per il guardrail che non ce ne sono per nulla. E non ho per nulla scritto da Dave, Petrolhead. Intanto mi stanno comparendo delle brutte cose qui, ho la batteria abbastanza scarica. Dai, stiamo ancora 5 minuti. Maserati, ride per la Maserati. Mario ride per la Maserati. Allora, Petro ha detto, io la prima volta che l'ho fatta ero con un 883. Coraggioso, coraggioso senza dubbio. Un po' come Riccardo, che comunque lui noise 883. Che con la sua noise la usa come fosse un GS a momenti, sta
strade di campagna, ruderi, va a vedere posti abbandonati, viaggi lunghi. Quindi le 883 sono fatte non solo per fare le passeggiate sul dritto, ma anche per andare sullo sterrato. Buono sapersi. Allora, Mario Petro del mondo, il mondo delle visto. Non ho capito, però comunque magari vi chiarite tra di voi, visto che comunque Mario ha taggato dei... Vince, ragazzi, vi devo salutare. Anto falla stasera la live che riesco ad esserci sicuro. Stasera è un bel casino, stasera è un bel casino perché sono un po' preso. Mi è proprio capitata questa mezz'ora adesso, che poi che ore sono? Prima delle 4:30 devo spegnere tutto che devo andare via. Comunque grazie per la disponibilità, davvero. Il mondo delle... Allora, ciao Vincio, grazie. Mario, il mondo del custom è stupendo. Volevo scrivere questo, un errore di scrittura dell'autocorrettore. Dave, sì, vero. Ho anche vicino a casa un rivenditore che non penso sia ufficiale Harley, però ha un sacco di custom. Qui ha un paese che si chiama Castelverde. Il rivenditore Morimoto, tanto non succede niente se dico il suo nome, non è che lo sto spubblicando in qualche cosa di negativo particolare, anzi sto dicendo i marchi, uno dei marchi che tiene. E un paio di 883 le ho viste esposte fuori, quasi quasi un giorno di queste in direzione andando verso la città, che sono di Cremona, non si sente perché non sono nato a Cremona, ma io sono di Cremona proprio di ambientazione, di adozione, proprio sono stato assorbito da Cremona, quindi c'è poco da dire, sono praticamente cremonese, quindi andando verso Cremona c'è questo paese che si chiama Castelverde, c'è questo rivenditore che si affaccia sulla via Bergamo, che sarebbe la via principale per andare a Cremona dal mio paese, e ha un sacco di Harley, quasi quasi un giorno di questi passo dentro e faccio un po' il guastafeste, vado a rompergli un po' le balle. Non lo conosco per nulla praticamente, però quasi quasi entro dentro anche a dargli un po' di fastidio, magari mi fa fare due foto e mi fa invidiare un po' il mondo dei motociclisti, visto che io sono abbastanza a piedi. Allora, Petro, sì, vero, Petro, in America con la India mi sono infilato nel deserto del Mojave. Ecco, le Indian non ne parla nessuno, ma mi dispiace anche perché comunque sono delle moto della Madonna. Oltre ad aver visto la tua live con quel ragazzo che ti ha intervistato, qualche giorno fa, ora mi sfugge il nome del ragazzo, scusami Dave, chiederei scusa anche a quel ragazzo che ti ha intervistato. Ne hai parlato strabene e mi hai stuzzicato un botto, quindi adesso vediamo un attimino magari di informarmi un po' su sto Indian, perché l'avevo vista una Indian anche a un rivenditore di crema, Retro Cafe Garage, che anche loro sono customizzatori, ma era più sul naked, più tendente al naked, quindi vediamo un attimino. Andare anche un po' lì a vedere, sono abbastanza a piedi, però riesco a rubare la macchina di casa tranquillamente, volendo. Vediamo un attimino se a chi andare a rompere le balle, se è qui a Castelverde o a Crema. Vediamo un attimino nelle chat se c'è qualche... Allora, Dave, ci vedrei in sella una bella 48. Devo capire quale sia, dopo do un'occhiata su internet, sempre Indian 48. 48, non so parlare. Mi imparpino. Vince, ma uno che abita a Cremona non ha una moto, dai Ant. Uno che abita a Cremona non ha una moto. Periodo di uccelli senza zucchero. Mettiamola così. Ma vediamo di cavarcela fuori in qualche modo. Oddio, oddio. Ora faccio gli occhi a cuoricino perché ho visto che è entrata una persona che... Vediamo se c'è il filtro, occhio a cuoricino, no vabbè dai, non sto a perdere tempo. Ciao Ellie. Dave, allora, Angelo Aldi, ok. E durante l'inverno inizierò una serie su YouTube in cui parlerò di più della storia di Indian e mi fa sicuramente piacere vederla, perché comunque l'Indian mi stuzzica un botto. Allora, Ale Davison Sportster 49. Quindi la 48 sarebbe Sportster 40.
Comunque me la guarderò bene su qualche sito, magari mi faccio una cultura, mettiamola così. Sui custom sono poco ferrato. L'unica custom che ho provato è stata la Super Meteor 650, che più che custom è più un... No, beh, sì, dai, è un misto custom bobber. La Super Meteor, la bobber vera è la... Mi sfugge, però. Quella con non le pedane avanzate, mi sfugge il nome, cazzo, le ho sempre provate, le Royal, quella lì la dovevo provare, ma mi sfugge il nome. Comunque sì, l'unica custom che ho provato è pedane avanzate, mi stavo uccidendo perché non sono abituato alle pedane avanzate. Shotgun, eccola lì, Petro, sempre sul pezzo, grazie Dave. Dovevo provare anche la shotgun, però avendo provato la Super Meteor e stavo abbastanza morendo, sono rimasto un po'... Mi sono slogato una caviglia per farla breve perché a una curva, essendo a pedane avanzato, ho messo un attimino il piede, in posizione sbagliata e piuttosto di metterla prima mi è saltata dentro la terza. Quindi mi stava scivolando, ma ci ho messo dentro il piede perché io sono stupido. Cioè, piuttosto di rovinare la moto, mi sono rovinato la caviglia. Io ho fatto un paio di giorni d'inferno, infatti, dopo, la caviglia che è una zampogna. Ma l'ho salvata e ho fatto anche un reel qua su Instagram per dimostrare, per rassicurare anche Davide Pinuccia della Royal Enfield di Cremona, la bottega delle moto speciali, che non gli ho rovinato la moto, infatti ero in test drive. Allora, bellissima, io mi sono divertito come un matto, immagino con la shotgun, proprio perché non ha le pedane avanzate che io odio. Ho finalmente un Harleyista, diciamo, che comunque sia, hai avuto e stimi anche abbastanza Harley, visto che comunque ho visto anche da alcuni reel che hai pubblicato, che hai fatto, e anche dalle storie qua su Instagram, che sei stato anche da rivenditore Harley, quindi insomma stimi molto Harley, e da Harleyista insomma che sei, preferire le pedane normali che le avanzate. Tanto di cappello, non c'ho il cappello, ma immagina che un cappello. Furi Soli Biker, ciao! Grazie per essere passato. Era solo una live così alla veloce per, diciamo, festeggiare i 1000 iscritti, ma più che veloce sta durando, penso, una mezz'ora. Non mi viene fuori scritto il tempo, ma tra poco devo salutare perché 4:30 devo scomparire che ho un impegno. Mi spiace che sia appena entrato Furi Soli Biker, però. Ci sarà altro momento, veramente non posso, ho un impegno che non posso veramente rinunciare. Se no starei volentieri perché mi sto prendendo un sacco. Mai avuto una Dave, Petrolet sempre. Mai avuto una custom con pedane avanzate. La mia Sportster aveva le pedane centrali, la mia India ha le pedane centrali. Boh. Sicuramente con le pedane centrali che ha una piegatura di ginocchio, modi. Na, non so, non vorrei bestemmiare, però un modi naked sicuramente mi troverei meglio. Appena ho l'occasione vado a vedere davvero da quei due rivenditori che ho detto prima, o da Mori Moto qui a Castelverde, che è a 10 minuti da me, o a Crema, che è a mezz'oretta da me, che c'è un rivenditore dove ero andato per fare anche un filmato su una benda Keyway, che comunque ho anche avuto un ottimo rapporto. Comunque amicizia, c'è un legame comunque social, e magari rivedendolo risalta fuori anche, cioè mi tratta, diciamo, anche bene, non mi caccia, mettiamola così, perché comunque i social non tutti lo vedono di buon occhio. Mario Petroled ha il più controllo sulla guida, molto meglio le centrali, dice Mario. Vincio saluta a tutti, grazie per con la pa cola colpa di non so parlare non so parlare colpa di Gio, ora partecipa, ciao, grazie per essere passato, proprio una live veloce, dico anche a te che per festeggiare i 1000 follower qui su Instagram non è un chissà che traguardone, però insomma pianin pianino, anzi per me è un gran traguardo, perché comunque a momenti non so nemmeno da che parte bisogna organizzarsi su sti social, visto che comunque io sono un autodidatta. Quindi raggiungere già i 1000 follower. Con l'altro profilo che mi hanno ciulato superavo i 3000, però con questo qua vediamo di
Allora, Mario saluta Vincio. Deborah dice: dai che organizziamo un giretto per il 2025, ci conto. Speriamo benissimo, dai. Non so parlare, scusami. Colpa di Gio, te ne auguro altri 10.000, ma magari, grazie, spero per tutti, perché alla fine tutti ci meritiamo di provare di riuscire in qualcosa social, perché penso che sia comunque una possibilità di lavoro del futuro, perché il lavoro non deve essere solo, diciamo, sofferenza e abbassare la testa e dire sempre sì. Secondo me può essere questa una bella entrata retributiva facendo qualcosa che può piacere. Non dico che tutti siano in grado, magari neanche io ne sono in grado, però adesso sbloccandomi un po' e cercando un attimino di fare qualcosa di buono può arrivare. Per dire, su YouTube ho già la monetizzazione attiva, non guadagno i milioni, ma è un piacere vedere che le cose che faccio vengono viste, anche se magari sono vecchie pubblicazioni, ma vengono viste e riviste, e quindi vuol dire che qualcosa valgo e la cosa mi fa molto piacere. Comunque niente, 6 persone in diretta, 6 più di quelle che immaginavo. Jen, ciao, grazie per essere passato, è proprio una live velocissima, ribadisco. Proprio per festeggiare, diciamo, i 1.000 iscritti e per fare due chiacchiere e uscire un po' dal guscio. Dave Petrolet, divertiti lavorando e non lavorerai un giorno nella tua vita. Speriamo bene, speriamo bene. Io penso che comunque chiunque debba provare a lanciarsi sui social, ma non per discriminazione, per obbligo, perché secondo me può essere anche terapeutico. Una persona abbastanza introversa come me sicuramente può trarne solo che beneficio. E a uscire un po' dal guscio e fare anche queste live magari più spesso, ad avere un attimino di tempo un po' più smart, mettiamola così. Guarda, allora io ora devo per forza salutare che è 4:30, sto iniziando a essere anche già in ritardo. Ragazzi, vi devo salutare tutti, veramente mi ha fatto un grandissimo piacere, ma veramente non sto scherzando, un gran piacere per E grazie veramente a tutti per la vostra presenza, l'aver partecipato e avermi tenuto compagnia. Siamo in partenza e speriamo in una prossima live abbastanza in tempi brevi. Vi saluto tutti. Come si usa fare? Io non sono motociclista, però per favore non bestemmiatevi dietro. Ci si vede in giro. Ciao e grazie per essere passati.